c'è una disciplina sportiva poco conosciuta, ma non per questo meno coinvolgente di altre. È il nuoto pinnato. Gli atleti, calzando una monopinna, possono raggiungere in acqua velocità che sembrano impensabili. E così li possiamo ammirare mentre sfrecciano nelle piscine, ma anche tra le onde del mare o nelle acque più tranquille dei laghi. La nostra inviata Cristina Rinaldi ha incontrato questi atleti per un'avventura made in Italy, tutta all'insegna della velocità. Ciao a tutti, oggi voglio farvi conoscere una disciplina sportiva molto particolare, il nuoto pinnato. Ci troviamo a nord di Roma, sul lago di Bracciano, un posto unico. Pensate che per preservarlo c'è il divieto assoluto della navigazione a motore. Insomma, il luogo ideale. Andiamo insieme a scoprire di che cosa si tratta. Il nuoto pinnato è una specialità sportiva agonistica, sebbene non sia ancora annoverata fra le discipline olimpiche. Vista la velocità che gli atleti sono in grado di sviluppare in acqua, può considerarsi a ragione la Formula 1 del nuoto. Questo sport nasce in ambienti militari a cavallo delle due guerre, prendendo a prestito dai sub una parte dell'attrezzatura, come la maschera e il boccaglio. Ma è la monopinna l'attrezzo principale, che si utilizza per avanzare in acqua a grande velocità, con movenze simili a quelle del delfino. Stiamo parlando di nuoto pinnato ed io sono in compagnia del presidente Carlo Allegrini. Settore nuoto pinnato che fa parte della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Carlo, ma cosa spinge un atleta a buttarsi in acqua con una sola pinna? Ma sicuramente la velocità, l'ebbrezza della velocità che si prova, ma soprattutto penso che l'obiettivo è quello di somigliare più alla nuotata di un delfino. C'è una scuola per imparare questa disciplina? Ce ne sono circa 200 in tutta Italia. E infatti ci sono circa 10.000 tesserati e sono facilmente raggiungibili proprio dal sito federale tutte le notizie per poter iniziare il nuoto pinnato. L'equipaggiamento gioca un ruolo molto importante, vero? Beh sì, sicuramente sì. Oltre al costume, gli occhialetti e la cuffia che sono soliti usare, noi abbiamo un tubo e le pinne che iniziano a usarle da bambini, perciò si può iniziare questo sport senza un eccessivo costo, fino ad arrivare appunto alla monopinna, che è un pochino più specializzata. This could be heaven for everyone. This world could be fed. Praticato tanto con la monopinna che con le due pinne, soprattutto per gli atleti meno esperti, le competizioni hanno luogo sia in piscina che in acque libere. Ma è all'aperto, quando le condizioni meteo lo consentono, che gli atleti preferiscono allenarsi. E questi ragazzi devono essersi allenati davvero molto, visti i risultati raggiunti. Pensate che i pinnatisti italiani costituiscono in assoluto una delle nazionali più forti al mondo. Can smooth my ride. Abbiamo appena incontrato il presidente, sono arrivati gli allievi e guarda caso ce n'ho proprio una accanto, Giulia. Giulia, tu sei medaglia d'argento ai mondiali. Sì, appunto, quest'anno ho vinto la medaglia d'argento nella 4x3000 ai mondiali giovanili di Palma de Mallorca e l'anno scorso, nel 2009, la medaglia di bronzo nella 4x200 agli europei. Ma cosa ti ha spinto ad avvicinarti a una disciplina così particolare? Allora, ho cominciato quando avevo 4 anni a nuotare normalmente nella piscina. Verso gli 8-9 anni ho provato questa nuova disciplina, visto che nella mia piscina ne davano la possibilità e con molto impegno appunto sono riuscita a raggiungere notevoli risultati. Ma tu sei giovanissima, si concilia lo studio con questa attività? Beh, ovviamente mi alleno torno a casa verso le 5:30, verso le 6 comincio a studiare, il che mi impegna fino a ora di cena. Ma quanto si può andare veloci in acqua con questa mega pinna? Si raggiunge la velocità più o meno di 15 km orari, quindi comunque una velocità molto elevata. C'è un limite d'età per praticare questa disciplina? No, si va dai bambini di 9-10 anni, che si chiamano esordienti,
fino a diventare addirittura un master che si arriva fino ai 70 anni, per dire. È arrivato il momento di tuffarsi in acqua. Simone, tu sei campione mondiale dei 20 km. Sì, ho vinto mondiali l'anno scorso a San Pietroburgo in Russia. Come hai fatto ad arrivare a questo livello? Beh, allenandosi moltissimo e tirando fuori tanta passione e sacrificio soprattutto. Cosa consiglieresti a un ragazzo giovanissimo che si sta avvicinando a questa nuova attività? Beh, di iniziare progressivamente, iniziando facendo anche le gare con queste pinne, che è il primo approccio che si utilizza facendo il nuoto pinnato, e poi se c'è la passione che subentra, passando anche alla monopinna. È molto difficile la monopinna? No, non è difficile, con una giornata diciamo che si impara a utilizzare bene l'attrezzo. Bene, allora ci fate vedere qualcosa? Sì. Pensavo che questo fosse uno sport esaltante, ma vedere Simone pinnare in questo modo va al di là di ogni mia aspettativa. Bene, per oggi è tutto. Mi raccomando, appuntamento alla prossima avventura. Ciao!